A 2016, già previsto nella giornata di martedì 11 ottobre, avrà luogo nella seduta di mercoledì 12 ottobre a partire dalle ore 17. Comunico che la Giunta delle elezioni nella seduta odierna ha verificato a non essere contestabile l'elezione del deputato Bruno Murgia, proclamato nella seduta del 7 luglio 2016 in sostituzione del dimissionario deputato Settimo Nizzi per la lista numero 20, Il Popolo della Libertà, nella 26esima circoscrizione Sardegna. Concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, la Giunta ha deliberato di proporne la convalida. Do atto alla Giunta di questa proposta e dichiaro convalidata la suddetta elezione. Abbiamo alcuni interventi di fine seduta. Il primo intervento è del deputato Miccoli. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Quella annunciata ieri da Almaviva Contat è la più grande vertenza occupazionale del Paese. 2.511 licenziamenti, 1.666 per la chiusura della sede di Roma e 845 per la sede di Napoli. La scelta dell'azienda è grave ed irresponsabile, non solo nelle dimensioni, ma è una vera e propria ritorsione nei confronti dei lavoratori. Ancora più grave perché avviene a soli 4 mesi dall'accordo sottoscritto al Ministero dello Sviluppo Economico per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali concessi proprio per evitare i licenziamenti. È quindi anche un affronto al Governo. Noi sappiamo che proprio il Mise, il 12 ottobre, ha convocato un tavolo con Almaviva e le organizzazioni sindacali per lo spostamento di 154 lavoratori da Palermo a Rende in Calabria, a cui seguiranno lo spostamento di ulteriori 300 lavoratori. Un licenziamento mascherato, quindi.